Amici e amiche di Teleiride, bentornati al Palazzetto dello Sport di San Marcellino, 28esima giornata del campionato di Serie B, girone B di basket. Un saluto da Francesco Benvenuti e Niccolò Casalzoli. In un appuntamento, Nick, che vede la Fiorentina nuovamente protagonista sul parquet di casa contro l'Erogasmet Crema in una sfida che, se vogliamo riassumerlo in una parola, potrebbe significare uno spicchio di salvezza. Una sfida molto molto complicata anche per quello che riguarda il momento della Fiorentina, che è reduce da due sconfitte pesantissime per quello che è stato poi il riscontro della classifica, se consideriamo che erano due squadre dietro la squadra di Momo Touré, che in questo momento va con la prima azione personale, la prima bomba a bersaglio. Lo script si ripete come di consueto. I giocatori sono questi, perché comunque nelle finestre di mercato la società per vicissitudini varie non è riuscita a aggiungere altro materiale umano a disposizione di Salieri, quindi questi sono, e in questo momento questi Salieri allena e questi fa giocare. Intanto canestro da tre punti di Gabriele Zanella. 14 sul cronometro dell'attacco, l'uscita di Lasagni, anche per lui catch and shoot, e anche per lui retina che si muove sull'ottima rimessa orchestrata dalla Wolfuz. 9 pari mentre ci avviciniamo al giro di body questo primo quarto. Subito una tripla con le mani in faccia a bersaglio, però si muove in post basso Touré, ignorato, si va da Lasagni, offre doppia scelta di blocco di Giacomo. Lasagni resta piantato, altro blocco, altra penetrazione, gran scarico per Di Giacomo che segna e avrà a disposizione il tiro libero supplementare. Sissé, qualche difficoltà col piede perno, poi il pallone quasi recuperato, diventa uno spazio per una tripla, ancora Zanella, ancora a far male. Nel primo quarto, 1-5-1-4, vantaggio Fiorentina Basket, ancora Zanella, ancora da tre, ancora bersaglio, sentenza. Primo pallone per la Fiorentina, Touré, blocco laterale di Di Giacomo, poi Touré si arresta, si mette in proprio! Movimento al ricciolo di Touré che riceve, prova a buttarsi dentro, si arresta, poi lo scarico per Lasagni, mette a posto i piedi, mani educatissime! Per demerito del passaggio del 32, Touré, Di Giacomo, da lì non guarda neanche il ferro, lo guarda è come Lasagni e guarda anche la retina muoversi. Chelsea qui nell'attacco della Fiorentina, allora Touré senza ritmo, senza niente, ma chi se ne frega, caldissimo, bollente, scottante Momo Touré. Adesso c'è Lenti su Sissé, prova a buttarsi dentro, lo scarico, scivola anche Facchino, difesa da cancellare immediatamente. Attacco Crema con la possibilità di rimettere la testa avanti con un eventuale gioco da tre punti. Gran taglio di Sissé, Lenti oscura la vallata, poi in qualche modo ancora Crema prima di tutti. La difesa di Firenze non c'è, non c'è neanche la lotta al rimbalzo. Fase letargica a dir poco. Crema grazia tre volte la squadra bianco-viola e poi le mani sono non educate. Intanto continua lo show sulla panchina di Crema, come continua lo show sul parquet Matteo Caroli, potenziale gioco da 4 punti. Sta funzionando la difesa di Salieri anche per un attacco tutt'altro che indimenticabile, quello dell'Erogasmet, che prova qui con un'altra azione personale e stavolta chapeau. Niente da dire per Manuelli, in qualche modo con molta confusione, molto agonismo. Difesa della Fiorentina impeccabile e dall'altra parte poi tutte le triple in questo secondo quarto vanno clamorosamente a bersaglio. Mentre storie molto tese fra Lasagni e Liberali, con Lasagni che alla quarta tripla messa a segno deve avergliela dedicata a Liberali, che non l'ha presa benissimo. Touré, 4 secondi, 3 secondi, danza intorno al blocco, si butta all'indietro, tripla forzatissima che non va a bersaglio. Si chiudono qui i primi 20 minuti a San Marcellino, 38-34, vantaggio Wolfuz. Si conferma la marcatura di Sissé su Touré, che prova comunque ad arrivare fino in fondo, poi si arresta, regge il contatto in controtempo. Si è toccato la coscia ed è costretto a uscire Mohamed Touré. Di Giacomo va a schiantarsi sulla difesa di Liberati, Facchino, la finta, poi come una trottola gira su se stesso, mamma mia, Danny Facchino. Montanari,
errore di lettura difensiva. Seconda metà del terzo quarto, punteggio in totale equilibrio. Touré, lenti, troppo semplice, ed è costretto immediatamente a uscire Touré. Purtroppo le immagini parlano da sole, sono immagini che non avremmo mai voluto vedere. Lasagni, ottimo blocco di lenti, Lasagni, Bianchi, il rimbalzo lungo è suo, poi va in post basso a lavorare, si butta all'indietro, alza la parabola, forzatissimo! Pronto ad entrare del sorbo, Bianchi, Lasagni, catch and shoot alla sua maniera! E gli dei del basket sono clamorosamente vestiti di bianco-viola, più 5, 7-0 di parziale, liberati, la risposta! Lenti, Lasagni entra dentro, subisce il fallo di Sissé, altro fallo durissimo da parte di Sissé, poi storie tese con Liberati che va addosso a Lasagni. A questo punto entra Danny Facchino con Caroli, Lenti, Bianchi e Di Giacomo. Caroli a bersaglio, più 4, 5 secondi e possesso. L'incredibile esito di questa partita. Caroli, 3 secondi, 2 secondi a bersaglio, è finita, è finita. 80-74, la Fiorentina compie forse l'impresa più gigantesca della sua stagione.